un secolo sui binari, sulla rete ferroviaria italiana, per capire come in 100 anni si sia evoluta la tecnologia dei trasporti e sistemi di sicurezza. Un viaggio nel tempo reso possibile dall'opera della Fondazione FS, che sta restaurando vecchie locomotive e vagoni per farli circolare sulle tratte ormai dismesse dal traffico normale. Un'idea già collaudata anche in altri paesi per attrarre appassionati e turisti alla ricerca delle emozioni di viaggi di altre epoche e in paesaggi mozzafiato. Al deposito di Pistoia possiamo vedere da vicino le leggendarie locomotive a vapore che oltre 100 anni fa erano le uniche motrici in circolazione. Facciamo la conoscenza con l'apparato chiave, il forno della caldaia, dove veniva bruciato il carbone per produrre vapore. Questi tecnici stanno eseguendo una manutenzione sulle serpentine, i tubi che facevano circolare i gas incandescenti per portare l'acqua in ebollizione. La regolazione avviene a orecchio, cioè nella corsa prova, la locomotiva viene provata e il macchinista e il manutentore sentono attraverso il tam-tam delle bielle o lo scoppiettio delle valvole e in base a tanta esperienza, quale sia la regolazione migliore. Ed eccoci a bordo di una locomotiva a vapore lanciata alla massima velocità, 60 km orari. Certo, quello dei macchinisti non era un lavoro comodo. Fra spalare il carbone, le vampate che arrivavano all'apertura del forno, con tutti i fumi e le polveri che spesso rientravano nell'abitacolo, e in pratica all'aperto, esposti all'inclemenza del tempo. E poi c'era da guidare la locomotiva con comandi che oggi giudicheremmo rudimentali. I comandi sono tradizionalmente abituali per il macchinista. La leva di introduzione del vapore, che non è altro che il comune acceleratore, semplificando al massimo. C'è poi il cassetto di distribuzione, che sono le marce del treno. Quindi si assumeranno gradi di introduzione diversi per le linee di montagna e per le linee di pianura. Queste anziane locomotive a vapore, che portano il peso dell'acqua e del carbone, hanno bisogno di molti metri per fermarsi. Ecco quindi il freno, che comanda la frenatura di tutto il convoglio, e questa manovella in fondo, che invece è il freno moderabile e comanda il freno della locomotiva a vapore. Per fare il pieno di carbone e acqua erano previste fermate intermedie e questi rifornimenti facevano perdere molto tempo. Per non parlare dell'avvio delle motrici, che richiedeva una lunga preparazione per portare il vapore alla pressione necessaria a far muovere tonnellate e tonnellate di ferro. I due piloti, cioè il macchinista e il fuochista, avevano anche un altro importante compito: stare attenti ai segnali lungo la ferrovia, e si può immaginare che nelle condizioni della cabina non fosse un compito semplice. Un vecchio filmato ci spiega bene le qualità umane richieste. Per poter guidare un treno, ad esempio, occorre anzitutto possedere prontezza di reazione agli stimoli acustici e a quelli visivi. Con l'arrivo dei motori diesel e soprattutto dell'elettricità, le cose cambiano. Aumenta la velocità, scompaiono le tappe intermedie per i rifornimenti, i macchinisti non sono più esposti al sole, pioggia e vento e probabilmente dietro i parabrezza di vetro i segnali sui binari sono più visibili. Perché per molti anni la responsabilità di fermare il treno con il segnale rosso era soltanto del macchinista. Poi, dopo la Seconda Guerra Mondiale, le cose sono cambiate. Con treni sempre più moderni, come il Sette Bello italiano, un rapido che sulla tratta Roma-Milano poteva raggiungere i 200 km orari, i segnali, grazie all'evoluzione tecnologica, arrivano nella cabina. Non solo. Se il macchinista non conferma, premendo un pulsante, di aver ricevuto il segnale, il treno si ferma immediatamente. E arriviamo all'alta velocità, con treni capaci di viaggiare, in teoria, a 360 km orari e al sistema che controlla questa rete, noto con la sigla ERTMS.
In breve, i treni sono sempre in contatto con una centrale, esattamente come gli aerei. Lungo i binari, ogni 3 chilometri, si trovano le antenne che trasmettono e ricevono su una particolare frequenza dedicata al trasporto ferroviario. I convogli sono così sempre collegati con le sale operative e i computer centrali. Non solo, sui binari, le cosiddette boe, poste circa ogni chilometro e mezzo, dialogano con i computer di bordo del treno, ricalibrandone in continuazione la posizione. I dati che vengono scambiati fra il treno e i dispositivi a terra vengono elaborati da complessi sistemi informatici, che in tempo reale ritrasmettono al treno le massime velocità consentite in quel tratto o gli ordini di rallentare o fermarsi. Per questo non c'è più bisogno dei segnali semaforici sostituiti da un unico cruscotto intelligente uguale per tutti i macchinisti d'Europa. Persino se il macchinista, per qualsiasi motivo, provasse ad accelerare a una velocità superiore al limite, il sistema non lo consentirebbe e il treno rallenterebbe la sua corsa in automatico. Così, in 100 anni si è passati da guidare un treno con leve e manovelle in mezzo al fumo e al vento ad una cabina climatizzata dove, con pochi pulsanti e schermi, si può controllare un convoglio che viaggia a 300 km l'ora.